vogliamo restringere ora un po' di più il nostro campo di indagine, focalizzandoci sull'interpretazione ebraica della scrittura, in cui troviamo una preoccupazione costante all'attualizzazione del testo biblico, testimoniata in gran parte dai Midrashim. E il Midrash è appunto un genere letterario molto usato nella letteratura rabbinica. E la storia di Giuseppe vi trova nei Midrashim un'eco molto vasta. A parlarci di questo aspetto abbiamo invitato il dottor Mauro Perani dell'Università di Bologna. E dottor Perani ha conseguito una laurea in filosofia, una in storia orientale, proprio con una tesi sulla presenza degli ebrei in Sardegna. Nel 2013 ha ricevuto il dottorato honoris causa dall'Università Ebraica di Gerusalemme per i suoi studi e le sue scoperte nel campo dei manoscritti ebraici. La sua bibliografia, che potete consultare da più parti, conta decine di monografie e centinaia di articoli. Ecco, lasciamo quindi subito la parola al dottor Perani, e così sono le 16:46, quindi ha a disposizione appunto 25 minuti, attorno alle 17:10, ecco, chiedo di poter concludere l'intervento così per lasciare lo spazio poi a un confronto un po' più ampio. Ecco, anche qui mi scuso per una presentazione che sicuramente non rende merito al valore di questo relatore, ma esprimo anche qui il ringraziamento per la sua presenza, per aver risposto al nostro invito, e anche ribadisco l'onore di averlo come relatore nel nostro convegno. Dottor Perani, a lei la parola. Grazie, grazie mille. Mi sforzerò sicuramente di essere bravo coi tempi e quindi avanti. Nel documento L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, pubblicato il 15 aprile 1993 dalla Pontificia Commissione Biblica, parlando dell'interpretazione ebraica delle scritture, viene menzionata ed apprezzata la costante preoccupazione all'attualizzazione del testo biblico, come si è espressa ad esempio nei Targumim, ossia le antiche traduzioni o parafrasi aramaiche di testi biblici, e nei Midrashim, ossia le interpretazioni che ricercano nel testo biblico significati ulteriori non immediatamente percepibili. Sappiamo che il Midrash è un genere letterario della letteratura rabbinica molto usato e che il termine deriva dalla radice ebraica darash, che significa indagare, ricercare, ma anche studiare, se pensiamo che per gli ebrei la scuola si chiama Beta Midrash. Come genere letterario, in riferimento al contenuto, si divide in genere in Midrash alachico e se indaga su delle norme, e aggadico quando invece è di tipo narrativo, esortativo e parenetico. A chi si accosta per la prima volta all'esegesi midrashica, molti metodi, procedimenti interpretativi e quello che si dice potrebbero sembrare assai fantasiosi, soggettivi, ridicoli e addirittura arbitrari. Ma così non è. E ha ragione, il Midrash è stato definito una teologia in forma di leggenda. E allora incomincio a dire qualche cosa appunto sulla ricchissima, infinita, ci sarebbe da scrivere un libro, due libri, su che cosa il Midrash va a dire appunto della storia di Giuseppe. La storia di Giuseppe trova una vastissima eco nei Midrashim, forse perché si tratta di una vicenda caratterizzata da marcati elementi sapienziali, particolarmente adatti alla riflessione e alla valorizzazione tipicamente midrashiche.
Gli aspetti avventurosi della vicenda, quanto mai avvincente, dominata dall'imprevisto e dal rovesciamento della situazione, carica di suspense e con uno spirito, con un non sperato ribaltamento delle sorti, che mostra con compiaciuta evidenza come Dio conduca le vicende della storia, tutti questi elementi, particolarmente adatti alla rilettura parenetica ed edificante, sono quelli che appunto il Midrash Haggadah si prefigge. Giuseppe, per l'interpretazione appunto anche midrashica, era il prediletto di suo padre Giacobbe, poiché questi in lui vedeva riflettersi la sua fisionomia e la bellezza di sua moglie Rachele. E inoltre Giacobbe aveva insegnato a Giuseppe tutte le norme di condotta, le halakot, che a sua volta aveva appreso da Sem e da Eber. Giuseppe era bello come sua madre Rachele, affascinante, al punto da divenire il tipo del seduttore e di un formidabile involontario rubacuori, soprattutto per le donne egiziane. Il padre gli aveva regalato una tunica variopinta, Genesi 37:3, che è detta in ebraico passim al plurale, e questo nome è variamente spiegato dai rabbi, che vedono in esso prefigurate tutte le disgrazie che gli capiteranno, adombrate ciascuna da una delle lettere che formano il termine passim, ossia P, S, Y e M. La P allude a Potifar, il faraone suo padrone. S a Soharim, i mercanti che lo comprarono. Yod a gli Ismaelim, gli Ismaeliti a cui i suoi fratelli lo vendettero. M, Mem, i Madianiti che lo vendettero a Potifar. Quindi vedete che strana fantasia, no? Da una parola tirare fuori tutto l'inizio. Giuseppe, infatti, nel racconto biblico è stato venduto dai fratelli a degli Ismaeliti, che lo portano in Egitto e lo passano a dei Madianiti, che a loro volta lo vendettero a Potifar, consigliere del faraone e comandante delle guardie. Fin da adolescente Giuseppe è descritto come saggio, intelligente, ma anche molto avvenente e vanitoso. Ecco come lo descrive il Midrash Bereshit Rabbah, un Midrash composto tra la fine del IV e gli inizi del V secolo. Cito: Giuseppe aveva 17 anni ed era un ragazzo, questa cita Genesi 37:2. Faceva cose da ragazzo, si toccava gli occhi, camminava sui talloni, si aggiustava i capelli. Fine. Tra i figli di Giacobbe, Giuseppe, più di tutti gli altri, assomigliava al padre, del quale era il prediletto, e assomigliava, come ho già detto, ma assomigliava al padre anche in un altro fatto, secondo il Midrash, e cioè che sia Giacobbe, suo padre, sia Giuseppe, nacquero già circoncisi, e tutti e due furono pastori. Cioè, interessante, no? Questa nascere già circoncisi, che quasi quasi rievoca la nascita virginale della, appunto, di Maria, no? Senza peccato originale, e vuole in qualche modo connotarli come molto speciali. Il tema della sua sapienza e cultura è ribadito nel Targum Yerushalmi a Genesi 37:2, quando si dice che Giuseppe aveva acquisito tutta la sapienza del padre ed era il maestro dei suoi fratelli, dei quali però riferì al padre dei turpiloqui,
oltre a parlar male al padre di loro, fatto per cui i suoi fratelli lo odiavano e provavano per lui odio, risentimento e invidia. Quando il testo biblico di Genesi 39:1 dice che Giuseppe fu fatto scendere in Egitto, il Midrash Tanhuma, redatto fra l'VIII e il IX secolo, invita a leggere con un semplice cambio di una vocalizzazione del testo consonantico, non la forma passiva urad, no? Che sarebbe esattamente fu fatto scendere, bensì la forma causativa attiva horid fece scendere, poiché fu lui a far venire suo padre e i suoi fratelli in Egitto. Ma vi leggo questo piccolo brano. Disse Rabbi Tanhum: si potrebbe istituire il paragone seguente. Vera una mucca sul cui collo si doveva imporre il giogo, ma essa lo rifiutava. Cosa le fecero? Le tolsero il figlio e lo portarono là dove essa avrebbe dovuto arare. Il vitellino cominciò a lamentarsi. Allora la mucca, nel sentirlo, andò suo malgrado nel luogo voluto a causa del figlio che si lamentava. Così il santo, benedetto egli sia, voleva realizzare la profezia annunciata ad Abramo con le parole: devi sapere che straniera sarà la tua discendenza, Genesi 15:13, e per realizzarla trovò come occasione la vendita di Giuseppe. In seguito a ciò tutti gli altri vennero in Egitto. In alcuni testi midrashici, quando Giuseppe giunge in Egitto con gli ismaeliti che lo avevano comprato, sia Potifar, consigliere del faraone e comandante delle guardie, ma anche di più sua moglie Zuleika, avendo visto il suo fascino e la sua bellezza e il suo grande sapere, lo volevano assolutamente comprare per averlo in casa. In realtà, incredibilmente, per il Midrash era nata una forte passione, attrazione e desiderio sessuale verso Giuseppe, sia in Potifar sia in sua moglie Zuleika. Il primo sacerdote di culti idolatri bramava quel bel giovane per soddisfare la propria lussuria, e per questo l'angelo Gabriele lo punì con una mutilazione ai genitali che gli impedì di realizzare la sua incontenibile brama verso Giuseppe. La seconda, sua moglie Zuleika, avendo visto, se ne innamorò follemente, con una brama di unirsi a lui e una passione incontenibili. Per essere sicura di poterlo comprare, inviò un suo eunuco invitandolo a fare tutto il possibile per portarle Giuseppe a casa sua. È davvero impressionante come il Midrash spinga la situazione al massimo del loro conflitto, estremizzando l'attrazione fatale verso Giuseppe di tutti e due gli sposi, Potifar e sua moglie Zuleika. Di Giuseppe i testi midrashici sottolineano, l'ho già accennato, la grande sapienza, la rettitudine morale, la giustizia, il dono di interpretare i sogni, ma soprattutto il fatto che Dio era con lui, così che tutte le cose gli andavano bene e in tutto riusciva. Come dice Genesi 39:3, in tutto ciò che faceva, il Signore lo faceva riuscire. Così, ad esempio, alla corte del faraone, egli gli versava vino aromatico, ma se il faraone lo desiderava aspro o caldo, il vino si trasformava secondo i gusti del sovrano. Il Midrash vuole ancora insegnare, però, che troppa fortuna può portare l'uomo a insuperbirsi, e allora spiega il tentativo di seduzione operato nei suoi confronti dalla moglie Potifar, no? Come una prova che Dio gli manda.
Questa è l'interpretazione del Midrash Tanhuma sopra menzionato, il quale così commenta il successo di Giuseppe alla corte del faraone. Quando Giuseppe si vide considerato a tal punto, cominciò a mangiare, a bere, a lisciarsi i capelli e andava dicendo: «Benedetto sia il Signore che mi ha fatto dimenticare la famiglia di mio padre». Allora il santo benedetto egli sia disse: «Come? Tuo padre fa lutto per te e porta il cilicio e tu non fai che mangiare e bere e accomodarti i capelli? Parassita, ti manderò contro l'orso». E infatti subito dopo, Genesi 39, 7, la moglie del faraone, del padrone, alzò i suoi occhi verso Giuseppe. Si potrebbe istituire il seguente paragone. Un uomo forte e robusto si trovava sulla pubblica piazza, si abbelliva gli occhi, si accomodava i capelli, si alzava sui piedi, andava dicendo: «Io sono forte, io sono bello». Allora gli dissero: «Ecco qua un orso, se sei valoroso, uccidilo». Ed è l'attacco che gli fa la moglie di Potifar. Tutta la vicenda della resistenza di Giuseppe alle lusinghe di Zuleika, il nome tra l'altro è un nome che viene fuori solo nel Sefer HaYashar, il nome Zuleika, che è collocato tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, ma che qualche studioso forse porta abbasso un pochino ancora. Comunque, Zuleika, la moglie di Potifar, come vedremo, trova amplissimo spazio e infinite variazioni sul tema dei Midrashim. Ciò perché in essi si accentua ancora più che nel testo biblico la giustizia e la forza di Giuseppe, assorgendo così al tipo dell'uomo che sa dominare il suo istinto sessuale. Vedremo però in un certo senso fino a un certo punto. Zuleika fa di tutto per assecondare la sua bramosia di unirsi al giovane schiavo. Ogni pretesto è buono. Si appella agli astrologi, i quali le avevano rivelato che essa avrà una discendenza da Giuseppe, ma ciò si compirà tramite le nozze del giovane con sua figlia Asenat. Gli chiede di insegnare la lingua ebraica. Gli promette che lei stessa, il faraone e tutti gli egiziani abbandoneranno l'adorazione degli idoli per servire il Dio di Israele, purché si unisca a lei. Si trucca, si veste in modo provocante, si profuma, arriva a promettergli che ucciderà il marito per evitargli il rischio di un castigo, ma tutto cade nel vuoto. E c'è un dialogo che vi leggo velocemente in questo testo, no? Nel libro del Giusto. Lei dice, no? Quindi c'è sempre domanda e risposta. Lei: «Come sei bello, mi affascini, perché non si è mai visto uno schiavo con un talento come il tuo». Lui: «Il Signore mi ha formato nel grembo di mia madre, ha creato tutti gli esseri umani». Lei: «Come sono stupendi i tuoi occhi, con i quali tu hai affascinato tutti gli egiziani, sia uomini che donne». E lui: «Per quanto belli essi possono essere mentre io sono vivo, altrettanto orribili essi diventeranno quando io sarò morto nel sepolcro». E lei: «Quanto amabili e piacevoli sono le tue parole. Ti prego, prendi la tua arpa, suona e canta perché io possa ascoltare le tue parole». Lui: «Le mie parole sono amabili e piacevoli quando io proclamo le lodi del mio Dio». E lei: «Come sono stupendi i tuoi capelli. Prendi il mio pettine d'oro e pettinati». Lui: «Per quanto tempo ancora continuerai a parlarmi in questo modo? Vattene, sarebbe meglio che tu ti dessi cura di tuo marito». Zuleika risponde: «Non c'è nulla nella mia casa
che mi piaccia ad eccezione di te soltanto. Ma la moglie del faraone è sconvolta da questa passione e cade ammalata. Le donne egiziane vanno a confortarla, eccetera, eccetera, no? E poi abbiamo che Giuseppe però è stabile come una roccia nella sua rettitudine e resiste anche al tentativo estremo di sedurlo e di giacere con lei. In realtà il Bereshit Rabbà si spinge più avanti e rende l'episodio ancora più drammatico per sottolineare che il superamento della tentazione è frutto dell'aiuto divino. No, questo testo infatti presenta Giuseppe a letto con Zuleika, ma per un intervento miracoloso di Dio, prima dell'unione sessuale, egli diviene impotente, ha una visione del padre e allora fugge dalla magliarda, la quale le corre dietro e riuscirà a strappare un pezzo del suo mantello e poi però dirà che è lui che ha tentato di giacere con lei e scappando via ha preso un pezzo del suo mantello. Allora, il Midrash dice: un giorno Giuseppe andò in casa per compiere il suo lavoro e non vi era uomo in casa, Genesi 39:11. Non c'era uomo, Giuseppe. Si esaminò e non si trovò uomo. Perché, disse Rabbi Shemuel, il membro si era allungato e poi si era rilassato. Rabbi Isaac disse: si disperse il suo seme che uscì attraverso le unghie. Rabbi Cuna, in nome di Rabbi Mattan, disse: vide l'immagine di suo padre e gli si raffreddò il sangue. Chi ha operato così? Per parte del Dio di tuo padre che ti ha aiutato. In altri termini, se non fosse stato che gli è apparsa l'immagine di suo padre, no? Lo ha bloccato, per cui appunto, come avete visto, il racconto molto, molto secco così. E mi avvio alla fine, quindi sarò bravo a stare nei tempi. Altri temi ampiamente sviluppati nel Midrash sono l'interpretazione del sogno del faraone, eccetera, eccetera, no? E, per esempio, la sua sagacia di politico accorto è esaltata assieme ai suoi stratagemmi in occasione della carestia per venire a conoscenza dei suoi fratelli e particolarmente il patetico e struggente incontro con essi, no? Per cui poi si abbracciano, eccetera. Quando gli dice: sono io, Giuseppe, vostro fratello, fu come se il loro spirito dei fratelli si fosse distaccato e rimasero ammutoliti. Poi, per un miracolo del Signore, lo spirito tornò in loro. Ecco, disse Giuseppe, i vostri occhi e quelli di Beniamino, mio fratello, vedono che è proprio la mia bocca che vi parla. Io infatti vi parlo nella lingua sacra, l'ebraico, eppure non gli credevano. Tosto che l'ebbero riconosciuto, si fecero avanti per ucciderlo, ma un angelo li disperse ai quattro angoli della terra. A questo punto Yehudà gridò con tal voce che le mura d'Egitto crollarono, le donne gestanti abortirono, Giuseppe e il faraone caddero dai loro seggi e tutti i più potenti uomini che erano dinanzi a Giuseppe si videro la faccia voltata dall'altra parte e i denti cadere. Quando Giuseppe si accorse che i fratelli erano pieni di vergogna, disse loro: accostatevi de a me. Ed essi si accostarono. Allora ciascuno di loro lo baciò e pianse.
In questo modo il Midrasta vuole sottolineare al massimo grado che nulla può contrastare il compiersi del disegno divino, il quale, anzi, quasi gioca a rovesciare le situazioni e si prende gioco dell'uomo che vorrebbe far andare le cose diversamente. L'insegnamento sapienziale è che Dio sa trarre il bene dal male e che tutto fa concorrere al bene di colui che lo ama e che egli ha scelto per portare a compimento il suo disegno di salvezza. Grazie, grazie davvero dottor Perani, grazie per questo percorso così puntuale, così profondo sui Midrashim legati alla figura e all'episodio di Giuseppe. Grazie soprattutto per il sacrificio che le ho chiesto e che ha fatto dello stare in un tempo così contenuto. No. Perché tante sarebbero le cose da dire. però davvero grazie, grazie davvero. Ecco, abbiamo una decina di minuti per avviare un piccolo confronto. Se come nel caso precedente siamo chiari e semplici con domande dirette e riusciamo magari a farne due. Ecco, penso che anche questo contributo abbia stimolato diverse considerazioni. Anche qui chi è più veloce, chi vuole, ecco, si prenota e poi viene data parola. Tutti sconvolti dal Midrash. Credo che Mario si sia prenotato, Gabriele, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Prego. Io non sento niente, però. No, devo riattivare l'audio, ecco, sono lì. Ah, ecco. Beh, professore, grazie. Ci ha fatto un racconto, di un'attualità straordinaria rispetto al rischio che ha corso Giuseppe pensando a molti politici contemporanei, quindi voglio dire, bisogna stare attenti adesso a quello che dice. Comunque Ludovica, grazie a te per la tua introduzione bellissima, grazie professor Perani per questa affondo nel Midrash. No, io volevo solamente indicare che mi colpisce in tutta questa vicenda la straordinaria pertinenza di un testo che io amo molto, che è appunto la tetralogia su Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann, e che effettivamente non solo è fedelissima questa storia in quattro volumi esattamente al testo filoniano e alla gran parte dei Midrash che ci ha raccontato il professore. Tranne in un punto che vi segnalo proprio perché mi colpisce rispetto a questa vicenda di Potifare, di sua moglie, quando la moglie di Potifare denuncia falsamente l'attacco di Giuseppe con la pretesa di aver lasciato nelle sue mani la sua veste, Filone dice che, appunto, leggo qui proprio dal testo, il marito, convinto che questa fosse la verità, ordinò di mettere l'uomo in prigione e commise così due errori gravissimi: in primo luogo perché condannò senza giudizio e senza avergli dato la possibilità di difendersi una persona completamente innocente, trattandola come il peggiore dei malfattori; in secondo luogo perché la veste che la moglie esibiva sostenendo che era stato il giovane a lasciarla lì era una prova di violenza non compiuta da lui, bensì subita da parte di lei, perché se fosse stato lui a farle violenza avrebbe dovuto trattenere la veste della padrona, mentre avendola subita era ovvio che era stato privato della propria. Annotazione molto interessante di un dettaglio, tra virgolette, appunto di tipo erotico di questa vicenda. In realtà questo è l'unico punto in cui il testo di Thomas Mann differisce dal racconto filoniano,
perché Thomas Mann in qualche modo prende le difese del marito Potifare e lascia intendere che nel suo giudizio tiene conto di tutto, probabilmente proprio per la ragione che citava uno dei Midrash, cioè del fatto che lui stesso era probabilmente molto attratto dal giovane Giuseppe, ma in realtà perché c'è un elemento di saggezza nella figura di Potifar che è molto interessante annotare e che poi ritornerà in larga parte del racconto di Thomas Mann a partire da il primo colloquio con Giuseppe sull'albero di fico, dove Giuseppe appunto racconta, sempre per stare sul tema sessuale, la particolarità dell'albero che non è né maschio né femmina ma entrambe le cose, e questo, come dire, consola molto Potifar rispetto alla propria situazione di grande eunuco. Ecco, questo unico elemento di differenza mi ha colpito proprio perché in realtà sembra che Thomas Mann interpreti, come dire, attribuisca la figura e il ruolo di politico persino a Potifar. Questa è anche una domanda per lei, professore. Ma il fatto è che io ho raccontato il 10 per mille di quello che si potrebbe trovare a livello midrashico, perché le cose sono infinite. C'è anche, in un certo senso, molte cose e il contrario di molte cose, quindi effettivamente, insomma, ci possono essere tante interpretazioni anche che sembrerebbero contrastare l'una con l'altra, ma questo fa parte della ricchezza del testo midrashico, insomma, il quale si permette poi nel testo midrash, cioè il midrash parte dal concetto rabbinico ribadito da Rashi, che nella Torah non c'è un prima e un poi, no? Cioè tutto è contemporaneo, no? Per cui, per esempio, nel Midrash tu puoi incontrare una scena dove Mosè parla con appunto Potifar, per esempio, no? Si incontrano e fanno un discorso. Perché? Perché appunto non c'è un prima e un poi nella Torah, ma tutto è come una specie di assoluta presenza, per cui i personaggi di 4-5 secoli prima si possono incontrare con i personaggi di diversi secoli dopo, perché comunque è così. E comunque, insomma, per inventare certi midrashim ci vuole della capacità euristica piuttosto bella, insomma, no? Perché per esempio, insomma, no? Dice un midrash, cosa c'è di diverso tra Ish e Isha? Che Ish non ha la A finale, no? E Isha invece non ha la I. Allora, se tu tiri via da Ish e Isha la I e la E, viene Ya. Allora, se tu togli Ya dall'unione dell'uomo e della donna, quell'unione si lacererà. Ma se tu fondi su Ya la I, Y ce l'ha l'uomo, e o cioè A ce l'ha la donna, Ya è fondato su Ya, insomma è carino, è anche abbastanza carino. Però, insomma, andiamo avanti perché i tempi stringono. Grazie davvero per queste ulteriori precisazioni. Già da queste parole si intuisce che quello che ci ha detto sui Midrashim è proprio
uno su mille, no? Veramente una percentuale piccolissima, no? Di un Mare Magnum, anche incalzato da Mario Guaraldi, e almeno ci ha offerto qualche altro elemento in più.